Buongiorno, in questo breve tutorial vedremo come attivare o verificare, nel caso in cui sia stato già attivato, il collegamento tra il proprio account Clavis e l'account di mappa letterale della propria biblioteca. Andare su Clavis, accedere con l'account della propria biblioteca, recarsi in alto a destra sul proprio nome, attendere che si apra la finestrella e cliccare sul nome della propria biblioteca. Si andrà così nella pagina in cui sono visibili tutte le informazioni anagrafiche dell'account della propria biblioteca. In questa pagina verificare il campo codice nazionale. Se risulta già compilato, siamo a posto e non dobbiamo fare ulteriori operazioni. Nel caso in cui non sia presente il campo codice nazionale, cliccare su modifica e inserire in questo campo il campo codice nazionale, che tra poco vedremo come recuperare sul catalogo dell'IQ. Compilato il campo codice nazionale, cliccare su salvo e chiudi. A questo punto, quando selezioneremo i libri sull'account Clavis, verranno automaticamente trasportati sull'account di mappa letteraria. Per trovare il codice IQ della propria biblioteca, recarsi sul sito dell'Anagrafe delle Biblioteche Italiane. Andare in ricerca, semplice. Selezionare la regione, la provincia e inserire il comune di cui si è parte. Cliccare su ricerca, selezionare la biblioteca e questo è il codice ISIL da salvare e inserire nell'account Clavis, come abbiamo visto in precedenza.